io più di emettere lavori pubblici della Regione Puglia, che è stato uno degli artefici insieme con il Comune di Santa Maria di Puglia e ovviamente con tutti gli amici di, dello staff di Alter Energy, con il dirigente di tutto il, non so se un dipartimento, penso che sia il direttore di dipartimento, Tarangelo, che hanno fortemente voluto la realizzazione di quest'opera. Due parole le voglio dire rispetto a questa cosa. Questo edificio era un edificio che stava cadendo letteralmente a pezzi. È un antico convento, l'antico convento dei Verginiani, voluto all'epoca, e perciò noi ci abbiamo tenuto più di ogni altro a tenerlo su e a ridargli splendore, sia dai Sant'Agatesi sia dal Marchese Loffredo nella fine del Cinquecento, perché in realtà questo convento aveva solamente tre celle, mi sembra, per i monaci, e quando vennero a fare un'ispezione, diciamo così, adesso non ricordo il nome del santo, mi perdonerete, che faceva parte di un ordine per il controllo appunto sui monasteri, quando arrivò qui alla Madonna delle Grazie si rese conto che non c'era spazio per i 5-6 monaci, e allora diede 3 mesi di tempo, la storia è scritta anche di là, per la sistemazione o per aggiustare o per superare questa situazione ovviamente che non andava bene, e da 3 mesi poi fu data una proroga anche all'epoca, caro Michele, venivano date le proroghe da 6 mesi impara a 3 anni. Nel corso di 3 anni, grazie all'impegno appunto del popolo santagatese che fece una sorta di colletta popolare, e grazie soprattutto al Marchese Loffredo, che signore anche di Santa Maria di Puglia, fu realizzato questo meraviglioso monastero che ha dato dignità a tutti i monaci ed è diventato punto di riferimento per tutta una serie di paesi, anche della Basilicata, fra cui Fiorenza e altri, è inutile che sto a dirveli. Qui già c'era, ovviamente ha avuto varie destinazioni questo edificio, no? È stato anche carcere, è stato pretura, è stato poi scuola, ospedale. Questo era lo spodero praticamente, e c'aveva l'ingresso anche dall'altra parte da via. Penso maestro che quando si parli di ospedale si parli di ospedale nel senso di ricovero di pellegrini, ovviamente, perché sulla via anche per la Terra Santa. Parliamo addirittura dell'Ottocento, sì, forse fino ai primi del Novecento, già verso quando ero ragazzino io, subito dopo la guerra, già non c'era più, già era stata murata la porta lì, e questa era la scuola dove noi venivamo a scuola. Bene, oggi il momento importante, ripeto, voluto soprattutto dall'amministrazione, dalla Regione Puglia, grazie al finanziamento della Comunità Europea, non dimentichiamo di citare questa strategia importante, Alter Energy e tutti quelli che hanno lavorato, e quindi anche Adriatic IPA, oggi finalmente riusciamo a inaugurare questa struttura, che è una struttura per noi importante e per il territorio. Ci saranno più o meno 17 posti letto, dico più o meno perché è ancora in corso di sistemazione, per recuperare l'antico monastero, per cercare di fare turismo, per creare opportunità di lavoro. Infatti sarà gestito da una cooperativa, quindi si creeranno dei posti di lavoro. Si creerà anche un modesto piccolo indotto, probabilmente anche per quanto riguarderà il settore della ristorazione, perché è ovvio che chi si fermerà a Sant'Agata anche per una sola notte piuttosto che per due dovrà perlomeno cenare o pranzare. Qui si dorme solamente, né si cena né si pranza, al massimo, anche quello è garantito, ci sarà la prima colazione che gli amici sicuramente renderanno piacevole a tutti gli ospiti. Bene, dette queste cose, mi permetterà l'amico Michele Tamborra appunto un ringraziamento particolare a lui e al dottor Claudio Polignano, che è stato un altro degli artefici che ha curato questo progetto insieme con il dottor Notaraggio, che ripeto con tutta la forza insieme con noi hanno consentito la realizzazione di questo sogno, perché per noi Sant'Agatese questo è un sogno. Diversamente questo
questo edificio sarebbe andato a pezzi così come lo abbiamo ereditato. Mi è testimone appunto il dottor Tamborra, che qua dentro ci pioveva, e chi gestiva precedentemente questa attività è stato costretto a rinunciare ed andare via, perché chi ci ha preceduto purtroppo non ha messo una tegola a posto, perché la manutenzione aspettava. Trattandosi di un immobile comunale, la manutenzione, come tutti possiamo immaginare, spettava il comune. Quindi, nuova vita all'ex convento dei Verginiani. Vorrei cambiare con questo maestro, oltre al maestro che abbiamo qua, Michele, in qualità di rappresentante, onorato, sei dei nostri qui, dobbiamo stare vicini. Maresciallo dei Carabinieri, dove sta? No, avvicinati un pochino. Io sono rimasto all'antico sotto certi aspetti, poi le autorità del paese, ecco qua, se ci avviciniamo tutti quanti, maestro, bene, eccoci qua. C'è un po' la storia, qui si parlava prima dei tre celli, dei cinque monaci, che è tutto riportato con l'euro. San Giovanni d'Arco. Le sorti, la chiave del portale riporta l'antico come dire, emblema di Sant'Ale, per dire la rappresentazione del martirio di Sant'Agata. Prego. Ne approfitto, per noi questi sono dei momenti un po' particolari in questi giorni, come dicevo, ieri è stato San Biagio e qui c'è una forte devozione per San Biagio, infatti da, immagino da secoli, come di Sant'Agata, perché questa tradizione si perde appunto nei secoli passati, vengono realizzate delle panelle, le cosiddette panelle di San Biagio, giorno 3 febbraio, che abbiamo anche lì, saranno diventate un po' dure per dire oggi, pane azimo che si fa, e giorno 5, sempre per questa antica tradizione, oggi non ci sono qua perché noi non le mettiamo in giro senza la benedizione di Don Raffaele, devono essere benedette, per cui vi raccomando, dite la preghierina prima di rompere, di spezzare la panella, e quindi poi prima di mangiarla, per cui c'è questa bellissima tradizione delle mammelle di Sant'Agata che ovviamente ricordano sempre il sacrificio e il martirio della Santa Catanese, per cui se volete leggere qualche notizia mi fa piacere, intanto se prendete posso anche... ritornare un attimo indietro a San Biagio, volesse sapere se sono state fatte le sigarette. Sempre. Le sigarette sono un elemento importante. La sigaretta è importante per la gola, certo. E soprattutto noi cantanti abbiamo bisogno di avere questa sigaretta attaccata per la protezione. Quindi infatti, è una cosa serissima per San Biagio. Il nastrino che avvolge la foglia è benedetto. È benedetto. Siccome San Biagio, io non ho voluto invadere il campo di Don Rade. San Biagio è patrono dei malati di gola, perché è uno dei grandi miracoli, che ha salvato un bambino che ha ingoiato una spina di pesce che stava per morire. Con un tocco alla sua gola si è liberato. È stato salvato. Sì. E infatti la panella, Don Rade, sì. Se posso aggiungere, rappresenta praticamente le dita del santo taumaturgo, che sì. Infatti ha la forma delle nocche delle dita, evidentemente, sì. Così come è fatta, e praticamente imponendo le dita sì. Fa guarire questo ragazzo, ovviamente anche protettore dei musicisti, dei sì. Suonatori di strumento a fiato. E tutti quelli che sono usano la gola come un strumento di lavoro. In questo caso vicino anche a me, però poi avrete noto modo di trovare diciamo qualche notizia anche su questi. Questo pieghevole. Non so, immagino che convenga salire su, così vediamo. Oggi è un posto diverso ovviamente, non era assolutamente qui, quando si entrava qua maestro veniva veramente lo sconforto. Aveva una condizione. Io invece spaventosa. Amo ricordare che arrivavo qui, questa era praticamente
l'aula dove io ho fatto la seconda elementare, la terza elementare fino alla quinta elementare. Quindi. Benissimo, mentre sotto ci vedo la prima media. Vogliamo far vedere le camere? I ricordi sono molto amici. Più. Troppo si consuma troppa corrente. Gli amici hanno messo praticamente per ogni stanza, hanno dato un nome che riguarda qualcosa legato al paese. La preta sarebbe la preta Sant'Arcangelo, che è una roccia, uno spuntone di roccia che di fronte a noi di qua, dove si dice sia apparso l'Arcangelo Michele. Ecco perché. Beh, non ti nascondo che a vederlo così adesso, per come lo conoscevamo noi, la cosa mi emoziona molto, perché guarda, è veramente stato un grande lavoro, ma alla fine avere la soddisfazione di vederlo finito e così bene sistemato, ti rendi conto che lo sforzo fatto alla fine ti gratifica. Vogliamo far vedere quanto sono belli i nostri bagni? Davanti a un panificio. Allora Raffaele, adesso ti faccio venire a prendere da qualcuno. Sì. Aspetta un secondo. Che qualcuno ha una macchina. Sì, ho capito che no. Qualcuno ha una macchina. Allora Raffaele, se tu torni indietro, mi ascolti un attimo. Sì, fai pochi metri. Se i vicini non sono riusciti a chiapparlo, non lo trovi neanche tu la immagine. Se tu torni indietro verso Foggia, no? Adesso ci sono anche per questo. Complimenti. Una bambina. Sì, l'abbiamo. Ovviamente adesso manca molto. Sì, sì, sono tutte cose. Maestro, se mi posso permettere, volevo dire una cosa. Queste stampe sono delle stampe d'epoca che il sottoscritto si è, come dire, addonato agli amici. In realtà sono le stampe di una ditta di Rodi Garganico verso la fine dell'Ottocento, primi del Novecento, poi sono fallite. C'erano delle aziende che esportavano agrumi negli Stati Uniti, il PIL all'epoca rispetto a questa cosa era del 1,5%, contribuivano al PIL italiano per 1,5%. Queste aziende, tipo questa appunto Ciampa, questa era una delle più grandi, aveva arancetti sia nella zona sorrentina, sia in Sicilia che sul Gargano. Si garantivano quasi tutto l'anno la produzione delle arance, che poi esportavano negli Stati Uniti. Erano diventati da agricoltori veri e propri, come posso dire, industriali. Poi la cosa è andata a finire non troppo bene con la produzione delle arance in California, quando gli Stati Uniti hanno cominciato a produrre. Però veramente, infatti rappresentano, come vedete, Cristoforo Colombo che arriva sul suolo americano, oppure monumenti italiani, oltre a Milano ci sta Venezia, ci sono altri soggetti, l'uomo del Gargano, la bellezza della donna garganica, ci sono soggetti vari. È stata fatta una pubblicazione, siccome io ho tempo perso, maestro, sono come dire un collezionista e un raccoglitore di queste cose, ho ritenuto di mantenermi e di far mantenere, come dire, anche all'interno di questa struttura, di ricordare quella che è anche la nostra storia, perché poi il Gargano, voglio dire, è capitanata come noi. Avete completato con un ottimo lavoro, con tanto buon gusto anche per voi. Grazie, la cosa veramente ci riempie d'orgoglio. Ma soprattutto credo fatta con una straordinaria correttezza e soprattutto con il cuore, e questo per me, che sono giunto a un'età ragguardevole, voglio dire, me lo controllo fa soltanto piacere enorme, e io rinnovo veramente in questa occasione questo invito a essere sempre uniti,
evitare, io per quanto mi riguarda, sovrapposizioni di carattere ideologico in occasione soprattutto come altre dove le eccellenze, se il paese le ha prodotte, è bene difenderle. E questo è un lavoro straordinario. Grazie, cerchiamo di badare tutti quanti all'interesse generale del territorio e del paese in particolare, è il nostro compito. Stiamo stai facendo un grande lavoro. E no, ma si deve pure ricordare sempre, lo sa, che lui è il sindaco di Sant'Agata. Che lui è il sindaco di Sant'Agata. Tony Sant'Agata. Di Sant'Agata e Tony Sant'Agata. Quindi intanto scenderei a vedere. C'era un vecchio albergo ristorante, ormai un vecchio albergo ristorante privato, prima, aveva la gestione, aveva un vecchio contratto con, ovviamente questo è un antico monastero del 600, fino al 500, 2600, nel corso degli anni ha avuto vari soldi, ovviamente carcere, cultura, scuola, è stato utilizzato in tante maniere. Negli anni 80 realizza con il comune famiglia di lavoro e realizza un albergo ristorante, sopra il piano terra c'era un ristorante. Questa cosa è durata per anni. Vedi che bei bagnetti che abbiamo fatto, però assessore. No, devo dire, è curato. Abbiamo. Allora mi stavi dicendo questo poi negli anni di sotto negli anni... albergo ristorante. Sì, qui c'erano delle stanze d'albergo che non avevano tutti i bagni in camera, ovviamente noi abbiamo cercato poi di sistemare, è stato realizzato in un'epoca diversa, ovviamente. Molto frequentato anche l'estate. Poi questa cosa man mano è andata, voglio dire, in maluco. Per tutta una serie di cose. Noi che cosa abbiamo fatto? Siccome c'era questo progetto che finanziava tutta una serie di cose, questo progetto Alter Energy, parte nascendo dell'Interreg. Esattamente, nasce appunto quell'Interreg, riguarda tutta una serie di nazioni che si affacciano sull'Adriatico piuttosto che di regioni, e Sant'Agata è stato l'unico comune in Puglia che ha potuto, come dire, usufruire, o meglio, il finanziamento nostro qua? Il finanziamento complessivo è stato di un milione, mi pare poco più di un milione e mezzo di euro. Buongiorno, ci siamo
credo ci siamo visti da qualche sì, parte. E lavori pubblici della regione, e l'ho detto prima, tu non c'eri, uno degli artefici di questo, che Michele è stato vicinissimo a noi, insieme con tutto lo staff di Alter Energy, che non smetterò mai di ringraziare. Certo, a partire quindi, un milione, abbiamo un detto milione e mezzo, poco più di un milione e mezzo. Abbiamo fatto le due scuole, sì. No, solo per questa no, struttura, quanto abbiamo dedicato poco più nell'ambito dell'Interreg? Poco più di 400 milioni. Però il progetto era complessivo. Sì. Allora noi abbiamo fatto una scommessa su questo, ci tengo a dirlo perché. E poi è stata affidata ad una cooperativa. Sì, esattamente. Ovviamente tutti i lavori, ogni cosa qui è stata gestita direttamente da Regione Puglia. Quindi dai lavori pubblici da fare. No, perché normalmente, normalmente per il resto, tu sai che si ha il finanziamento, viene affidato, viene dato il finanziamento al comune, il comune poi gestisce i lavori. Qui noi fortunatamente siamo stati, come dire, alleggeriti da questa cosa, anzi quasi, sono stati soprattutto di Michele, quindi dei lavori pubblici. Io quando sono stato la prima volta di San Antonio è una mission impossible, non si può fare, non ce la fa. Anche perché stavano combinati malissimo. Pioveva dentro, cioè, ma adesso non lo guardare. Sia questo che le scuole. E parlare con Antonio, anche perché i tempi sono molto ristretti, e dobbiamo rispettare dei tempi, per forza, altrimenti perderanno il sì. Qua non si può fare questa cosa. Antonio, come tutte le cose, dice, noi, a noi non esistono le missioni possibili, noi le dobbiamo portare tutte a continuo. Ma non ce la facciamo, ce la dobbiamo fare, l'abbiamo fatto per Rodi. Scusate, ma il porto di Rodi è stato messo proprio a mantello. Ma facciamo una foto dalla sì, parte, davanti al bagno. No, no, l'abbiamo fatto ad Antò, No, ma Antonio è uno che risolve il problema, è l'approccio, perché poi è una persona molto se ce la conosco Abbiamo pensato anche a te, era per te, perché abbiamo portato anche un po' di Gargano, lo dicevo loro, queste sono le locandine pubblicitarie originali dalla fine dell'Ottocento di questa azienda Ciampa, che esportava limoni e agrumi negli Stati Uniti. Siccome io sono un collezionista, allora mi ho donato un Antonio? Che fai questa cosa così? Tranne per i pugnali, per le grondaie che hanno voluto cambiare, ma per il resto c'è cercato di mantenere comunque un'architettura che non dovesse distaccarsi da quello che poi è il resto del paese. Raffaele, invece questa stanza, vedi, ti ricordi di che qua abbiamo fatto? Questa è per una famiglia, può essere, voglio dire, abbiamo fatto, diciamo, questa si può utilizzare anche insieme con l'altra, se viene una famiglia, diciamo, un pochino, ovviamente non hanno fatto anche l'inchiesta, noi invece abbiamo fatto le porte, abbiamo sistemato i bagni, abbiamo acquistato gli arredi. Chi è l'architetto? Abbiamo fatto tutto insieme con l'amica Nadia Rinaldi, che devo ricordare sempre che si è, come dire, ha seguito questa cosa dalle origini. Mi dispiace veramente che non è ci siamo perché ci tengo. Se siamo nelle condizioni di mantenere vivi ancora questi centri, questi comuni così belli, è dovuta anche alla passione che amministratori come Gino Russo, come il vostro sindaco, ci mettono quotidianamente. E l'unica ragione che spinge
tanti amministratori in provincia di Foggia, ma in Puglia, ma complessivamente nei piccoli comuni, è dovuto al fatto che ci tengono al posto in cui sono nati, in cui vivono, ed è la cosa più bella. Noi investiamo risorse direttamente con i nostri funzionari, perché offrire una qualità della vita migliore a chi ha deciso di restare qua è fondamentale, è importante. Quindi da questo punto di vista, diciamo, vedere concretizzate le delibere, la programmazione che noi stanziamo, venire a toccare con mano ciò che noi scriviamo nelle delibere, nelle determine che oggi si concretizzano e che ospiteranno qua gente che proviene da altre parti d'Italia e d'Europa per far conoscere la qualità del nostro cibo, la bellezza del nostro paesaggio, l'aspetto più importante. Quindi complimenti ai nostri dirigenti e funzionari della regione, complimenti ai nostri amministratori che hanno realizzato tutto questo, e noi come governo regionale che abbiamo previsto e stanziato le risorse. Grazie. Un'occhiata sempre privilegiata ai nostri borghi del subappennino d'Auno, che purtroppo spesso vengono leggermente dimenticati. Devo dire che noi abbiamo messo